questa edizione del D News. Sono 25 gli indagati e 3 gli arresti disposti dalla Procura di Catania nei confronti di altrettanti soggetti accusati di detenzione e divulgazione di video pedopornografici in diverse città italiane. Le indagini sono condotte dalla Polizia Postale Etnea. A sorpresa ieri sera il governatore siciliano Rosario Crocetta ha assegnato le deleghe alla sua nuova giunta. Lapidario il commento del segretario PD Raciti, estromesso dal confronto. Che dire, buona fortuna. Per il deputato Concetta Raia il PD si è nettamente spaccato. A Catania confronto regionale delle ACLI per promuovere laboratori di idee finalizzati allo sviluppo dell'isola. Oggi al Teatro San Giorgio di Catania, al via l'iniziativa I Teatri e la Cultura, organizzata dal Partito Democratico e dal Circolo Centro Storico. Ennesimo presidio dei radicali davanti le carceri italiane a Catania in Piazza Lanza, in vista dell'imminente scadenza dell'ultimatum lanciato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. L'efficienza energetica nelle pubbliche amministrazioni, focus nazionale, ospitato nella sede del progetto Comfort, allestito ad Etna Fiere. Università, si chiude oggi il ciclo intitolato Vulcano di Idee. Progettazione europea, consulenza direzionale fiscale, finanza agevolata, consulenza del lavoro. Gio Consulting, la finanza agevolata in Sicilia. Via Vittorio Emanuele da Bormida 45 Catania. Telefono 095 74 63 250. La Procura distrettuale della Repubblica di Catania ha disposto numerose perquisizioni domiciliari in varie città d'Italia eseguite dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni nei confronti di 25 soggetti italiani indagati per detenzione e divulgazione di video pedopornografici mediante la rete internet. A Messina, Napoli e Prato, 3 degli indagati sono stati tratti in arresto. L'indagine del compartimento della Polizia Postale di Catania ha riguardato un'attività sotto copertura autorizzata dalla Procura, finalizzata al contrasto della divulgazione di materiale pedopornografico su internet tramite il programma peer-to-peer denominato Emul. In particolare, gli indagati acquisivano e diffondevano sulla rete internet video di pornografia minorile con abusi sessuali in pregiudizio di bambini di età infantile, spesso con torture alle vittime utilizzando il software di file sharing. Le investigazioni, che si sono avvalse del coordinamento del Centro Nazionale di contrasto della pedopornografia online di Roma, confermano l'attenzione della Polizia Postale nei confronti di tutte le modalità di diffusione di materiale pedopornografico. Le città interessate dalle perquisizioni sono state Messina, Napoli, Teramo, Roma, Bologna, Cagliari, Venezia, Modena, Prato, Grosseto, Pisa, Milano, Bergamo e ancora Varese, Brescia, Genova, Torino e Trieste. L'arrestato della provincia di Messina è un pensionato di 64 anni, a Prato è un impiegato di 41 anni, a Napoli è un operaio di 44 anni. Nei loro computer gli investigatori hanno ritrovato oltre 20.000 file tra video e immagini pedopornografici. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati 65 hard disk, 20 notebook, 2 tablet, 8 smartphone, oltre a 100 pendrive e numerosi supporti ottici. 25 indagati, 3 arrestati in tutta Italia, soggetti che divulgavano video pornografici su Emul. Sì, è il programma di file sharing su cui abbiamo dedicato la nostra attenzione, un'attività sotto copertura che è durata circa 6 mesi, autorizzata dalla Procura distrettuale di Catania, che è stata finalizzata soprattutto al rintraccio di video di pornografia infantile. Infatti i video hanno come vittime bambini in età infantile, con alcuni casi vere e proprie torture. Si vedevano infatti maltrattamenti ai bambini, ma che età avevano? Beh, maltrattamenti è un po' poco, perché ripeto, sono torture vere e proprie, delle sevizie. I bambini sono tutti in età infantile, alcuni sicuramente 4, 5 anni, 6 anni. Questa è stata, diciamo, un'attività che è finalizzata soprattutto a questi tipi di video. Da dove sono partite le indagini? D'iniziativa da Catania, ad un monitoraggio che noi costantemente facciamo online, abbiamo fatto una richiesta alla Procura distrettuale che ci ha immediatamente autorizzato.
A sorpresa il governatore siciliano Rosario Crocetta ha presentato ieri sera la nuova giunta regionale. Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Caponnetto, prenderà il posto di Nicolò Marino all'assessorato all'energia e ai rifiuti, a cui proprio ieri è stato revocato l'incarico. All'economia è stato designato l'economista Roberto Agnello in quota PD. Alle infrastrutture Nico Torrisi, UDC, che prenderà il posto di Antonino Bartolotta. All'agricoltura Dario Cartabellotta sarà sostituito da Ezechia Reale in quota articolo 4. Maria Rita Sgarlata resta assessore ma lascia i beni culturali. Al suo posto andrà Antonio Fiumefreddo, avvocato e giornalista. La formazione resterà alla giovane Nelly Scilabra, studentessa universitaria. Viene confermata anche Linda Vancheri alle attività produttive. Patrizia Valenti resterà alla funzione pubblica. L'ho confermata alla funzione pubblica, spiega Crocetta, perché dobbiamo completare la riforma delle province. Abbiamo il dovere di consegnare una legge importante per la Sicilia. Al territorio e ambiente andrà Maria Rita Sgarlata, indicata dal PD, che lascia quindi i beni culturali. Michela Stancheris in quota megafono, assessore uscente, resta all'assessorato al turismo. Lucia Borsellino è confermata alla salute. L'avvocato Giuseppe Bruno, quota PD, andrà alla famiglia e lavoro. Ha una delega addizionale che è quella della protezione civile, spiega Crocetta. Tecnicamente è avvenuto un azzeramento della giunta regionale, come mi veniva richiesto da più parti, riconfermandone 6 della vecchia amministrazione, tutte donne, ha detto a caldo Crocetta. I ritardi delle nomine dipendono dalla verifica sulle incompatibilità, carichi pendenti, dice Crocetta, non certo per chissà quali motivi. Poi sul piano politico Crocetta commenta: per le questioni sulla Sicilia i partiti hanno chiesto la ricomposizione della giunta. Alcuni partiti mi hanno fatto i nomi, il PD pure, ma una parte del PD non è d'accordo, tra cui il segretario regionale. Ma il messaggio della segreteria nazionale è chiaro, che la questione siciliana l'avrebbe seguita Faraone. Ma questo non vuol dire una sfiducia a Raciti, prosegue il governatore. Ho detto e ribadisco che il rapporto con il PD non è chiuso, anzi si apre, dice, il mio non è un atto contro il PD o di delegittimazione del PD. Di contro arriva al lapidario il commento proprio del segretario del PD Raciti. Che dire, buona fortuna al presidente Crocetta e alla sua nuova giunta, e il commento annunciato con un sorriso ironico. Di più non ha voluto dire il segretario, ma non nasconde la propria irritazione per la scelta di Crocetta avvenuta senza un'interlocuzione con il numero uno del Partito Democratico in Sicilia. Crocetta non ha accettato le condizioni di Raciti sulla composizione della nuova giunta e a sorpresa ha assegnato le deleghe. Non vi è dubbio, il PD in Sicilia è spaccato. Parola di Concetta Raia, deputato regionale del Partito Democratico, che così commenta la scelta poco felice, a sentire un'area del partito qui rappresentata dalla Raia, del Crocetta Bis. Ma che rinnovamento, quale rivoluzione! Il governatore, secondo il deputato regionale, sta mirando solo a spaccare il PD per seguire sue logiche personali. Questo governo che, come dire, non è il governo del rilancio dell'azione di governo di questa regione, francamente, è un governo con fatto di sottocorrenti, di partito, tant'è vero che ancora incomincia a perdere pezzi neanche appena insediato. Dopodiché lo vedremo nelle prossime ore. Io sono abbastanza preoccupata. Quando abbiamo posto il problema che questo governo andava rilanciato con riconnettendosi con la società siciliana, perché c'è un disagio economico fortissimo e però questo il presidente della regione non lo percepisce, vuol dire che c'è un problema, vuol dire che quello che noi dicevamo come Partito Democratico per lui è forse fantasia, non saprei. Dopodiché, se il governo e questo nuovo governo con questi nuovi assessori riusciranno a interpretare i bisogni dei cittadini, allora saranno premiati dai cittadini, saremo contenti anche noi, voglio dire, che facciamo politica, ma credo che ci siano difficoltà enormi. Ma di fatto il PD si è spaccato? Ma ovviamente, perché il Partito Democratico che ha chiesto al Presidente della Regione di sedersi a discutere, e nel momento in cui si discuteva il Presidente Crocetta andava avanti per la sua strada, lasciando in una situazione anche di impasse, in una situazione non certamente piacevole, il Partito Democratico. Le sfide non dovrebbero essere queste, le sfide devono essere altre.
le sfide che il governo lancia non devono essere rivolte al PD, ma devono essere rivolte all'insieme delle cose che lui vuole fare. Il PD è spaccato, non c'è dubbio, perché non possiamo accettare un governo appunto delle sottocorrenti, uno glielo dà un'area, un assessore glielo dà un'altra area. Non è questo che noi pensavamo. Noi abbiamo chiesto un programma, un progetto di rilancio assieme alle altre forze politiche. Bene, questo non è accaduto per responsabilità del governo. Quindi toglierete l'appoggio? Quindi, ovviamente, ci sono 9 parlamentari che sono all'opposizione. In Europa per un cuore siciliano, recita così lo slogan scelto da Salvo Pogliese per le elezioni delle europee del 25 maggio nelle liste di Forza Italia. Parliamo subito di programmi, oggi si apre ufficialmente la campagna elettorale. In Europa un cuore siciliano perché noi abbiamo voluto contrapporre all'idea di Europa nell'accezione comune, che viene vista come un'entità fredda, l'Europa tecnocratica delle banche, delle lobbies finanziarie della Banca Centrale Europea, a cui si deve contrapporre, a nostro modo di vedere, l'Europa dei popoli, delle patrie, delle identità che devono essere salvaguardati e tutelati, certamente non appiattiti e omologati. Occorre all'interno del Parlamento Europeo qualcuno che si batta con entusiasmo e passione per tutelare gli interessi della nostra regione, della nostra nazione, all'interno ovviamente di un quadro europeo comune con una matrice unica, che è quella delle radici cristiane che rappresentano il collante della nostra Europa. Bisogna battersi per far sì che l'Europa non lasci sola la Sicilia e l'Italia per fronteggiare per esempio il dramma dei flussi migratori provenienti dal Nord Africa, che coinvolgono soprattutto la nostra regione per la posizione geografica della nostra regione, laddove l'Europa ha lasciato sola la nostra terra e la nostra nazione nel fronteggiare questa emergenza, individuando un percorso che sappia conciliare le esigenze solidaristiche assolutamente dovute, ma con quelle anche della tutela della sicurezza del nostro popolo e del nostro territorio. Bisogna battersi per la tutela dei prodotti di qualità, nel campo agricolo per esempio, troppo spesso minacciati da accordi col Marocco per esempio, che sono stati ratificati da Bruxelles, funzionali esclusivamente per favorire l'esportazione di qualche prodotto dell'industria pesante tedesca, e che ha massacrato le nostre produzioni agricole di eccezionale livello qualitativo. Bisogna battersi per utilizzare, per esempio, nel miglior modo possibile i fondi strutturali europei, evitando il meccanismo del disimpegno automatico e utilizzando gli stessi per eliminare soprattutto il gap infrastrutturale, che rappresenta una palla al piede per lo sviluppo del nostro territorio. Per questo e per molto altro occorre un impegno all'interno del Parlamento europeo. Oggi, a differenza del passato, l'Europa è sempre più invasiva nelle dinamiche nazionali e regionali. L'80% degli interventi legislativi nazionali sono conseguenziali a direttive europee. Ecco perché vi è la necessità di una presenza forte all'interno del Parlamento europeo che sappia tutelare gli interessi nazionali e regionali. L'Europa quindi non ci sembra così lontana e fredda, si può creare veramente questo ponte tra Sicilia e Europa? Credo proprio di sì. Dobbiamo cambiare una certa impostazione tecnocratica, dobbiamo cambiare un'impostazione del rigore assolutamente necessario, ma che non può essere nei termini in cui è stato immaginato a Bruxelles, laddove non si immagina un percorso di sviluppo per il nostro territorio. In merito al Fiscal Compact, per esempio, si impone allo Stato italiano di ridurre di 50 miliardi l'anno il debito pubblico. Questo è assolutamente non consentito, perché non permetterebbe alcun progetto di sviluppo nel nostro territorio. Bisogna trovare una soluzione che sappia conciliare le esigenze del rigore, della tenuta dei conti con quella dello sviluppo. Idee per l'analisi e lo sviluppo della Sicilia in un'ottica euro-mediterranea. Questo è emerso dalla 2 giorni di incontro regionale dei presidenti di Circolo di Acli Sicilia sul tema percorsi di sviluppo, territori e idee a confronto. Di crisi economica, esigenza di sussidiarietà, della richiesta di un percorso euro-mediterraneo per la Sicilia si è discusso all'Hotel Nettuno di Catania. L'incontro nasce, così come ha spiegato il presidente di Acli Sicilia, Santino Scirè, perché oggi la nostra isola è chiamata a porsi concretamente al centro della nuova soggettività dell'Unione per il Mediterraneo, che è stata pensata come braccio armato della propria storia e identità per avviare un percorso possibile per i problemi dell'area euro-mediterranea. Questo è un momento estremamente difficile. O la nave affonda oppure noi riusciamo a risollevarci, a riprendere il cammino per un futuro che sia sicuramente migliore per i nostri figli.
in questa difficoltà di cui noi ci rendiamo conto, crediamo che sia arrivato il momento di uscire dalle stanze dei partiti, dei gruppi, dei parlamenti e quant'altro e ritornare a confrontarsi con la gente, con i problemi reali per trovare soluzioni vere, non soluzioni fittizie, perché tanta gente parla, ma poi non conosce realmente quello che la gente vive quotidianamente. Nei nostri circoli, nella nostra sede, noi parliamo con poveri, disoccupati, emarginati, disabili, anziani, giovani, cioè tutta gente che è alla ricerca di una soluzione, di un'idea, di un progetto, di una speranza. Ecco, noi a questa gente e di questa gente vogliamo essere gli interlocutori e la voce, vogliamo dare voce a questa gente. Catania è una delle città che può avere più risorse, che può avere il tessuto che consenta di poter diventare nuovamente il traino dell'economia di tutta la Sicilia, non solo di Catania. Allora bisogna che questa città mette insieme tutte le forze vive che la compongono e con a capo anche questa amministrazione riesca a diventare da stimolo forte per il governo regionale ma anche per il governo nazionale. Il Circolo Centro Storico e il Partito Democratico organizzano questo confronto con le istituzioni e con tutti gli organi che fanno parte del teatro e del mondo culturale. Si chiama appunto I Teatri e la Cultura. Che cosa deve emergere da questo incontro di oggi? Allora, innanzitutto noi riteniamo che la cultura e i teatri ovviamente rappresentino una leva di sviluppo importantissima per il territorio. Visto le ultime vicende nell'ultimo periodo che ha visto coinvolti i lavoratori del Teatro Massimo Bellini, del Teatro Stabile, ma non solo, perché c'è anche un comparto privato di operatori di grande professionalità, abbiamo ritenuto doveroso organizzare oggi questo confronto in cui tutte le sensibilità abbiano modo di esprimersi e cercare appunto di creare un percorso comune dove tutte queste identità possono essere messe insieme e cercare appunto di riuscire a individuare un percorso comune in tal senso. In particolare cosa chiedete alle istituzioni? Che la cultura rivenga messa al centro delle politiche di sviluppo di una società. Ripartendo da Catania, noi abbiamo un patrimonio artistico e culturale di notevole interesse. Dobbiamo ricordare che Catania e la Sicilia in generale, i settori più importanti sono la cultura, il turismo e l'agricoltura, quindi bisogna attenzionare moltissimo appunto il settore culturale. Il grido unanime è quello di salvaguardare ancora di più i teatri e la cultura in generale in Sicilia, questo è l'appello che è stato fatto al governo Crocetta? Questo è l'appello che da sempre facciamo al governo Crocetta e avevamo vinto una battaglia, tant'è vero che erano confermati bei soldini, 14 milioni e 8 per il Bellini e 2 milioni e 3 per lo Stabile. Questo era la finanziaria precedente. La finanziaria di ora prevede tanti tagli che oggettivamente, se dovessero essere confermati, significherebbe dare un colpo grosso e un colpo quasi mortale alle nostre istituzioni culturali. Da un lato sì, sostegno in generale a teatri e cultura, dall'altro però bisogna guardare ai lavoratori, ancora vivete una grave crisi qui a Catania. Sì, noi facciamo un appello fortissimo alle istituzioni, quindi per cui di fare in fretta non si possono lasciare morire queste grosse istituzioni. Al momento i sacrifici enormi e più grossi li stiamo facendo noi lavoratori, perché non è possibile prendere uno stipendio ogni 2 mesi. Quello è la cosa grave. Poi ovviamente ci si pongono le domande di questa crisi, perché la gente non spera. Cioè, qua in pratica è una lotta alla sopravvivenza per quello che ci tocca, quello che è il nostro lavoro, il nostro pane quotidiano. Noi abbiamo i laboratori dove costruiamo le scene, le sartorie, quindi in pratica formiamo personale addetto, ma siamo arrivati al punto da non poter più sopperire alle reali necessità di ogni famiglia. Secondo voi è giusto questo? È incessante l'appello dei radicali in tutta Italia davanti le carceri, perché tra un mese e mezzo, ormai non c'è più tempo, scade l'ultimatum della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Esatto, noi stiamo proprio contando i giorni, ne mancano oggi 45 a questo 28 maggio, che è il termine ultimo fissato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo all'Italia per porre fine alla tortura, ai trattamenti inumani e degradanti a cui sono sottoposti i detenuti nelle carceri del nostro paese.
E la situazione attualmente è quella che compare anche in alcuni nostri cartelli, cioè 61.000 detenuti ristretti in 43.500 posti regolamentari effettivi. E questo dato, che è stato fornito dal DAP dopo il pressing di Rita Bernardini, che oggi è al 44esimo giorno di sciopero della fame, ci dice due cose. Primo, che la capienza regolamentare effettiva delle carceri italiane non è di 48.000 posti o di 50.000 posti, come pure ci avevano detto, ma è di 43.500 posti attualmente, perché molte sezioni sono chiuse, perché sono inagibili. Seconda cosa, 17.000 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare effettiva significa che continua la violazione di diritti umani fondamentali. E quindi noi, come facciamo da tempo, continuiamo a ritenere indispensabile un provvedimento di amnistia e di indulto. L'Unione Europea da tempo lancia moniti all'Italia sulla questione delle carceri. Sì, la situazione ormai è insostenibile. La scadenza del 28 maggio è alle porte, ma è anche grave la situazione in cui si viene a trovare l'Italia, un paese civile, un paese evoluto, un paese che fa parte del tavolo dei paesi industrializzati, eppure un paese che recentemente, per ben due volte dalla Gran Bretagna, recentemente anche dalla Svizzera, è stata condannata, sono stati messi provvedimenti che rigettavano la richiesta di estradizione da parte di soggetti grandemente condannati dall'Italia, perché non viene riconosciuta all'Italia il rispetto dei diritti umani. Cioè, sia la Gran Bretagna, con due sentenze fatte dalla Corte londinese, sia la Svizzera hanno rigettato la richiesta del Ministero della Giustizia italiana, che chiedeva l'estradizione di soggetti mafiosi, soggetti con condanne di un certo livello, perché ritengono che in Italia non vengono garantiti e rispettati i diritti umani. Si è chiusa oggi la sesta edizione di Progetto Comfort, l'unico salone fieristico della Sicilia, dedicato ai sistemi energetici, alle tecnologie e all'impiantistica concepiti per la sostenibilità ambientale. Gli spazi di Etna Fiera all'interno di Etnapolis hanno ospitato la manifestazione organizzata da A2 Communication e dall'Agenzia Provinciale per l'Energia e l'Ambiente. Quest'anno, devo dire, nonostante la crisi, non ci aspettavamo veramente un afflusso così forte. Nonostante tutto, le aziende hanno investito tutte le loro risorse per venire qui nella nostra terra di Sicilia e interfacciarsi con quello che è la realtà sul nostro territorio. Abbiamo aziende come la Termico, che è un'azienda spagnola, Wolf House, Ruben House, l'Enel, che per la prima volta viene e espone direttamente da noi in fiera. Quattro le macro aree espositive: energia, ambiente, ecocostruzioni e clima, che hanno fatto da cornice all'approfondimento culturale oggetto di un ricco calendario di convegni tecnici e workshop, tra cui sull'efficienza energetica nelle pubbliche amministrazioni. Se vogliamo che il privato faccia delle azioni virtuose, dobbiamo cominciare dal pubblico. Mi sembra più che chiaro che se non diamo l'esempio in una struttura pubblica, sia essa un edificio adibito ad uso scolastico o un edificio che è un ospedale o un tribunale, non possiamo pretendere che la gente poi operi con una educazione di tipo ambientale ed energetico che porti la riduzione dei consumi. Allora, certamente nell'ambito della pubblica amministrazione è possibile da subito operare per innanzitutto fare un censimento dei fabbisogni, finalizzato a capire dove sono gli sprechi per eliminarli innanzitutto, e poi attraverso tutta una serie di opportunità. Il 4 aprile il governo ha emesso un decreto, il POI Energia, che consente di poter veramente usufruire di denaro a costo nullo, senza regali, perché si deve restituire, però per avviare un processo di riqualificazione energetica dei sistemi produttivi. E allora non fare queste cose significa non avviare un processo virtuoso che, unito a quello che oggi a livello regionale fa parte del primo punto dell'agenda di governo della nostra regione siciliana, che si chiama Patto dei Sindaci, possa far intravedere in un disegno complessivo quello che sarà la nuova piattaforma energetica, non più tradizionale ma del tutto innovativa, nella nostra regione di Sicilia.
È stata un'occasione per approfondire le modalità di richiesta e ottenere le incentivazioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e in generale per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni. La Toyotomo come si distingue dalle altre ditte? La Toyotomo si distingue perché è uno dei pochissimi marchi giapponesi che sono rimasti nel settore clima, perché la Toyotomo è un marchio 100% giapponese. Quindi oltre alla qualità, che c'è nelle macchine, che posso dire che anche la concorrenza ha la qualità, perché dobbiamo parlare bene di tutti, no? Questo è il nostro. Noi ci distinguiamo per i nostri prodotti che sono 100% giapponesi. Con i Contest Day si chiude un vulcano di idee, un ciclo di seminari dedicati al fare impresa nei territori dell'Etna, un'iniziativa voluta dal corso di laurea in economia aziendale e dal presidente Rosario Faraci, interamente affidata alla progettazione e organizzazione di un gruppo di studenti senior che per quasi 3 mesi a partire dalla fine di febbraio hanno animato e guidato i lavori in aula di 13 team di studenti universitari che hanno presentato i propri progetti di impresa al cospetto di una giuria di professionisti, imprenditori bancari e docenti universitari. È una iniziativa diversa dalle altre perché è stata interamente progettata e animata da un gruppo di studenti, 5 studenti che si sono messi a disposizione di un centinaio di studenti per svolgere una serie di iniziative appunto formative in aula. Sono stati coinvolti circa 20 professionisti, imprenditori, dirigenti d'impresa per spiegare ai ragazzi come passo passo come trasformare un'idea in un progetto e quindi un progetto in una possibile impresa. Siamo abbastanza soddisfatti, noi siamo soliti chiamare queste iniziative di università capovolta, capovolta nel senso che non c'è il docente che va in aula, anzi il docente come me resterà seduto ad ascoltare, ma sono proprio gli studenti e le imprese che vanno in cattedra e provano a dialogare nella misura in cui le une, cioè le imprese, possono insegnare agli altri, cioè i giovani, come avviare un'attività di impresa, come mettersi in proprio, come avviare percorsi di autoimprenditorialità che sono molto importanti nel nostro territorio. Un'iniziativa unica nel suo genere quando gli studenti vanno in cattedra, in che modo? Qual è il vostro progetto? Questo seminario ha avuto lo scopo di sviluppare delle business idea, dei progetti di business dei vari studenti per poter quindi imparare realmente a fare business nel territorio anche se in piccolo. Questo progetto, un vulcano di idee appunto, è finalizzato per un business project da sviluppare nel territorio etneo nello specifico ma anche siciliano. Il nostro progetto si chiama Roots ed è un progetto, un cooperative system con l'obiettivo principale e finale di promuovere il territorio in maniera del tutto nuova ai turisti e rendere protagonisti del territorio entità che di solito non lo sono, come aziende agricole o aziende manifatturieri tradizionali del territorio siciliano, soprattutto dell'Etna Valley. Piero Cassano e Fabio Perversi di Madia Bazar sono stati loro due a presentare questo nuovo progetto musicale straordinario. Ma prima del progetto, se mi permettete, parliamo un attimo di voi. Ovviamente in Madia Bazar voi venite spesso in Sicilia, vuol dire che state bene in tutti i sensi. Beh, diciamo che le origini del Madia Bazar poi sono da ricondurre alla Sicilia, perché un fondatore storico, sto parlando di Aldo Stellita, purtroppo scomparso nel 98, era e nel nostro cuore è un siciliano doc di Campobello di Mazzara, quindi diede vita insieme a me, Antonella Ruggero, Carlo Marrale e Giancarlo Gorzi al gruppo dei Madia Bazar, del quale oggi rimane un marchio, però insomma difeso bene, io direi. Senti, avete visto Sanremo quest'anno? Abbiamo visto Sanremo, beh, penso che ognuno di noi l'abbia visto. Io l'ho visto poco, perché sinceramente non mi è piaciuto tanto. Parlo sempre personalmente, il livello delle canzoni non è degno, non è stato degno del grande nome che il Festival di Sanremo ha lasciato non solo in Italia ma in tutto il mondo. Voglio solo peccare di presunzione, ma artisti degli anni 80-90 ancora in Europa dell'Est vivono grazie a degli ottimi Sanremo, e tra questi ci mettiamo anche i Madia Bazar.
I Maria Bazzara cosa stanno, cosa c'è in progetto? C'è qualcosa? Dopo stiamo arrivando ai 40 anni di carriera e ci siamo voluti permettere il lusso di fare un DVD. Un DVD che non conterrà solo tanta musica, un'ora e mezza di musica, ma anche dei contributi, che ne so, quando scendiamo dall'aereo a Mosca, a Montreal, in Canada, insomma, tante piccole chicche. Con pochi stracci indosso, figliolo va a cercare. Siete a Catania per questo nuovo progetto straordinario, questo nuovo gruppo che è nato da tempo, però voi adesso siete diventati produttori. Guarda, è una gioia vera poter lavorare insieme a questo gruppo. Ed eccoli qua, i Sulu Tumane, che poi significa sopra il divano? Sul divano, esattamente, sopra il divano, dove si va a stare più comodi. Sul divano, perché in realtà è un calembour sonoro, no? Volevamo, occupandoci di suoni e di musica, darci un nome che fosse già di per sé musica. E poi il divano è diventato il nostro oggetto d'arredamento simbolo, il divano è il nostro mezzo di trasporto preferito per sedersi e comporre musica, scrivere testi, leggere un libro, guardare un film, fare l'amore. Sono tanti viaggi che si possono fare su un divano, chiudere gli occhi e sognare. E quindi questo è il nome che ci portiamo, e al di là dei nostri nomi, Francesco, Giambattista, Nadir, e citiamo anche Beppe, Samuel e Angelo, è il nome che ci accomuna e che accomuna il nostro progetto artistico.